Ciao amici, la Pasqua si avvicina. Non so voi, ma io sono molto preoccupata. Perché non hai fatto in tempo a comprare l'uovo di cioccolato? Sono preoccupata per tutti gli agnellini e i capretti che subiranno una vera strage in questo periodo. Poi per celebrare una tradizione che appartiene al Vecchio Testamento in realtà, anche perché nei Vangeli cristiani non ci sono riferimenti a sacrifici animali. Perché fare scorrere tutto questo sangue allora? Anticamente cibarsi di agnello durante la Pasqua era una delle rare occasioni per mangiare carne di buona qualità. Era un lusso che durante il resto dell'anno non ci si poteva concedere. Ma oggi non è proprio un'esigenza nutrizionale. Possiamo farne a meno e poi pensiamo a quei teneri batuffoli di agnellini. Alla fine del video vi dirò come fare per avere il mio speciale menù di Pasqua vegetariano cruelty free. Lo sapete che seguire una dieta vegetariana fa bene non solo agli animali risparmiati, ma anche alla salute del pianeta? A questo proposito ho letto una notizia sugli allevamenti intensivi che mi ha sconvolto. Prima di scoprirla, mettete un bel mi piace pasquale a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E poi iscrivetevi, attivate le notifiche e abbonatevi al canale, una cosa diversa. Serve a sostenere con una piccola cifra il mio grande lavoro di diffusione dei valori trendy e sani su questo canale. La notizia è questa. Gli allevamenti intensivi inquinano, sentite qua. Se l'intero settore dei trasporti produce il 13% dei gas ad effetto serra, gli allevamenti intensivi ne producono il 18%, insieme ad anidride carbonica, metano, ossido di azoto in quantità rilevanti. Gli allevamenti intensivi consumano tra l'80 e il 90% di tutta l'acqua potabile del mondo, ho letto così. E poi buona parte delle foreste della terra è stata disboscata per fare spazio a coltivazioni di foraggio e mangime per animali. Scusa, ma vuoi rovinarci la Pasqua? Cosa possiamo fare noi? Per combattere tutto questo non sono necessari grandi sconvolgimenti sociali da parte nostra. In realtà basterebbe adottare una dieta vegetariana almeno ogni tanto, se non sempre, e seguire uno stile di vita più ecologico. Per fortuna, ormai milioni di persone in tutto il mondo hanno deciso di schierarsi dalla parte dell'ecosistema e di coltivare la compassione e l'empatia. Anche voi potete farlo proprio il giorno di Pasqua. Scegliete un menù cruelty free per festeggiare a tavola la vostra salute, quella degli agnellini e quella del pianeta. In descrizione vi ho messo il link al ricettario pasquale con una selezione delle più famose ricette della chef vegana e crudista Serena Babbo, mia cara amica. Così avete anche voi l'occasione di provare la sua cucina a un prezzo iper simbolico. Ma queste ricette sono solo per Pasqua? Poi non si fanno più? Ma no! Vanno bene in tante occasioni e sono ricette che faccio anch'io personalmente alla mia famiglia e piacciono a tutti! Perché la cucina di Serena è sana, buonissima, piena di gusto, non ti gonfia, ti fa stare bene e ti rende anche felice. Ci deve essere un tocco speciale, almeno questa è la mia esperienza. Chi vuole iniziare o ha già iniziato un percorso di salute naturale e alimentazione sana imprescindibile, troverà tantissimi spunti e idee che potrà usare tutto l'anno. Queste ricette sono un tassello indispensabile per chi ama il benessere in tutte le sue forme. Senza il cibo giusto non c'è l'energia giusta per stare bene. Con il ricettario potete scegliere il vostro menù di Pasqua, vegetariano, vegano o crudista. Potete anche creare un vostro menù personalizzato per voi, i vostri ospiti, la vostra famiglia, mescolando le ricette che più vi ispirano. Tanto sono tutte amiche degli animali e della salute. Poi scrivetemi nei commenti com'è andata, condividete la vostra esperienza con la nostra bellissima community. E come sempre mi raccomando, condividete questo video oggi più che mai con le amiche e gli amici che temono l'arrivo del pranzo di Pasqua perché sono a dieta o non vogliono sentirsi gonfi tutto il giorno come accade con i soliti piatti pesanti e ingrassanti della tradizione. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Mescolando... Come? Menù di Parma. Fammi ridere.